Senti, nei credits del disco, oddio, ringrazi la dottoressa Celeste Leporati per sorrisi pazzeschi e chiacchiere da Sex and the City. Di che cosa parlate? Chi è? È la mia dentista. E parli mentre con la bocca? Parlo perché io sono fortunata. Sai quella pubblicità, la posso fare perché non esiste più? Che faceva? Mai avuto carie in vita mia? Sì. Ecco. Così, con quella voce lì, è vero? Io non l'ho mai avute perché ho i denti separati e comunque si vede che me li sto... Quindi tu vai da dottoressa solo per parlare? No, per farmi vedere se tutta la situazione va tutto bene. Sì. Lei mi cura comunque perché ha avuto viaggiando. Magari a volte succede che... Boh, non lo so. Non so cosa succede viaggiando, però... Onestamente, non ti voglio contraddire, ma non succede niente. Mi faccio visitare ogni tanto. Sei ipocondriaco? Sei ipocondriaco? No. Io non sono ipocondriaca, però una volta all'anno mi piace farmi visitare e che mi dicano che va tutto bene. Sì, quello anch'io. Cioè io dico, anche se non è vero, voi dite che va tutto bene sempre. Lì è sbagliato. Ma voglio sapere di che cosa parlate con la dottoressa. Le chiacchiere da Sex and the City le hai mai sentite? No, ma non le tue. Ma sono simili, non è che te le posso dire. Se specialmente, cioè, dipende se io faccio Carrie o faccio Samantha. Se faccio Samantha è meglio che non ti parlo. Cioè tu, Laura, la mia Laura, parla di quelle cose lì. Ma cosa pensi che parli di cose normali? Tra femmine si parla di chiacchiere così, anche di cose un po' leggere. Non si può essere sempre troppo seri.